Buongiorno a tutti, bentrovati. Stiamo con, diciamo, in questa lezione tratteremo più argomenti. È una lezione che si occupa in modo particolare del codice della strada e quindi essa è divisa in due parti. Per quanto riguarda il codice della strada e l'accertamento, l'ultima parte invece riguarda il noleggio con conducente e il servizio taxi. Gli obiettivi sono chiaramente quelli segnati sulla slide, cioè definiamo la natura giuridica dell'accertamento, quindi non ci focalizziamo sul codice della strada, per quanto darò chiaramente quelle che sono le indicazioni generali di come si struttura il codice della strada e faremo qualche esempio. Successivamente poi vediamo un po' la natura giuridica, quindi dell'atto di accertamento con i vari rimedi che si possono esperire ed infine delineiamo la normativa sul noleggio, l'NCC e i taxi. Vediamo se riusciamo a dare questo approccio operativo il più efficace possibile. Allora, l'indice della lezione è così strutturato, come ho detto prima. La prima parte si occupa del codice della strada, definizione e struttura, il precetto e la sanzione e il principio informatore. La seconda parte andrò più nel dettaglio e definirò la natura giuridica del verbale di accertamento, l'illecito amministrativo, l'illecito penale, in particolare quelle che sono le norme sulle sanzioni, in particolare le sanzioni accessorie della patente di guida e infine gli adempimenti procedurali e quindi i procedimenti. Il noleggio sarà poi l'ultima parte della lezione dove andremo a definire che cos'è l'NCC, che cos'è il tax, che cos'è il servizio di taxi, ma soprattutto quali sono le norme che regolano, ed in particolare nella regione Campania. Allora, vediamo un po'. Codice della strada. Il codice della strada è approvato, un testo unico, una legge speciale approvato con il decreto legislativo 285 nel 30 aprile del 1992. È seguito poi un regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 16 dicembre del 92 dello stesso anno, numero 940, 900, 495, chiedo scusa. E come si può definire? Il codice della strada è l'insieme delle norme che regolano la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. Quindi le norme ivi contenute sono poi ispirate al principio della sicurezza stradale e sono elaborate da apposite commissioni e poi approvate da legge di Stato, come avete visto. La struttura del codice della strada è formata da titoli, sono 7 titoli. Ogni titolo poi si suddivide in articoli e quindi vediamo, ed ogni articolo ha chiaramente la sua funzione, perché viene chiamato codice della strada e qual è la sua struttura. Intanto lo chiamiamo codice della strada. Codice significa libro cucito sul dorso, ma in particolare viene assimilato ai codici, ai nostri codici che conosciamo, codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale. Perché assimilato? Perché le modifiche che voi vedete, che sono praticamente molteplici, vengono fatte attraverso la tecnica della novella, cioè aggiunta articolo per articolo, ma quindi viene aggiunto un articolo bis senza assolutamente stravolgere la struttura del codice. Che cos'è quindi questa, come viene composta la norma? La norma, come anche avviene nei codici, negli altri codici, è formata da un precetto e da una sanzione. Facciamo un esempio giusto per capire che cos'è il precetto e che cos'è la sanzione. Come esempio io vi ho trascritto sulla slide l'articolo 158, che è quello un po' più complesso e anche un po' più completo. L'articolo 158 tratta dei divieti, del divieto di fermata e del divieto di sosta dei veicoli. Va al di là di quelle che sono le norme
dell'articolo 7, contenuto nell'articolo 7, cioè norme, il classico divieto di sosta, ma vi è il divieto di sosta in questo caso non deriva da un'ordinanza che viene fatta dal dirigente, ma è il divieto di sosta generico sulla sede stradale. E vediamo un po' che cos'è il precetto. Il precetto è una norma che impone un comportamento. Facciamo un esempio: la fermata e la sosta sono vietate, e quindi questo è un precetto. Dove sono vietati? In corrispondenza dei passaggi a livello, sui dossi, in prossimità dei segnali stradali, fuori dai centri abitati, nelle intersezioni, sui passaggi pedonali, sui marciapiedi. Quindi questo è un precetto. Ancora, la sosta del veicolo in particolare è vietata allo sbocco dei passi carrabili, nelle aree destinate ai mercati, ai veicoli di carico e scarico, sulle banchine, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. E quindi questo è quello che la norma ci dice e ci impone come precetto. Devi fare oppure non devi fare. Questo è il precetto. Il precetto poi, ancora diciamo, il precetto poi segue una sanzione. Quindi, secondo quello che è il dettato normativo, se violi questo precetto, incorri in una sanzione. Per esempio, il 158 fa delle differenze. Al comma quinto, al comma 6, al comma 7 impone delle sanzioni differenziate rispetto ai precetti che indica. Esempio, il comma 5 prevede che le violazioni della lettera D, GH sono soggette ad una sanzione da 41, sapete il minimo e il massimo a 168. Diversamente, le altre violazioni, tutte le altre sono minori. Quindi, se noi andiamo a vedere come il legislatore ha pensato di punire, tanto per dire, la sosta sul marciapiede, sicuramente viene punita con una sanzione maggiore perché è più lesiva dei diritti e degli interessi degli altri utenti della strada. Quindi questo è in linea di massima. Quello che invece è fondamentale, che muove tutto il codice della strada, è il principio informatore. Lo leggerete, lo leggete, lo trovate all'articolo 140 del codice della strada. Il principio informatore prevede che tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo in traccia per la circolazione e comunque in modo da salvaguardare la sicurezza della circolazione. Quindi è un principio che impone a tutti gli automobilisti di prestare attenzione, sempre la massima attenzione, quando circola sulla sede stradale, e quindi deve essere prudente e soprattutto rispettare sia la condotta di guida e quindi le norme per la sua condotta di guida, sia gli altri utenti della strada. Questo principio è il principio ispiratore del codice della strada. Detto in modo, diciamo, breve, quello che di fatto è la struttura del codice della strada, perché presumo sicuramente il codice, le norme più importanti le avete già viste in precedenza. Vediamo intanto in questa seconda parte qual è la natura giuridica del verbale di accertamento. Lo facciamo in parallelo rispetto al verbale di all'illecito amministrativo, all'illecito penale e in particolare anche a quelli che sono le norme sulla patente di guida. Quindi tratteremo dell'illecito penale, dell'illecito amministrativo, faremo la differenza tra ordinanza ingiuntiva e verbale di accertamento del codice della strada e poi vediamo gli strumenti di tutela che possono essere quindi il rimedio, quindi il ricorso al prefetto e il ricorso in sede giurisdizionale. E in particolare poi tratteremo di quelle che sono le sanzioni accessorie legate alla conseguenza della commissione di un reato. Allora, l'illecito penale, dal punto di vista giuridico, il reato, come lo vogliamo qualificare? È un fatto
atto giuridicamente rilevante, è previsto dalla legge e si basa sul principio di legalità. Che cosa significa? Significa che l'ordinamento giuridico ricollega ad una violazione di una norma, di un precetto di legge, di una norma importante, quindi in questo caso penale, la conseguenza di una sanzione. Ora, dal punto di vista strutturale, il principio offensivo, e quindi il principio di cui abbiamo già parlato prima, più è offensivo, maggiore sarà la sanzione. Vi ho fatto l'esempio del marciapiede, per esempio la sosta sul marciapiede. E quindi l'illecito penale, a parte differenziarlo per la commissione del reato rispetto all'illecito amministrativo e anche all'illecito civile, ha proprio una diversa natura che si basa proprio sulla sanzione prevista per la condotta illecita. Vediamo quali sono gli elementi. Intanto gli elementi sono il fatto tipico, la condotta umana, la colpevolezza e l'antigiuridicità. Questi sono gli elementi essenziali dell'illecito penale. Ma oltre agli elementi essenziali, vediamo che secondo chiaramente il codice penale, la sanzione rispetto all'illecito penale è diversa. Che rispetto all'illecito amministrativo, l'illecito amministrativo avrà una sanzione pecuniaria e tutto al più una sanzione accessoria. L'illecito penale invece ha una sanzione che per i delitti si distingue in ergastolo, reclusione e multa, per le contravvenzioni arresto e ammenda. L'illecito amministrativo invece è una violazione di una norma che chiaramente viene prevista dalla legge 689 ed è stata la legge che ha introdotto l'illecito amministrativo, la cosiddetta depenalizzazione. Tale legge chiaramente si fonda sul principio che non solo ha depenalizzato quelli che erano i reati minori, ma ne fa, dalla violazione di questi, di queste regole fa discendere una sanzione amministrativa di tipo pecuniario. Abbiamo detto che viene fissato in un minimo e un massimo, viene chiaramente ricondotta in tutti gli articoli, viene disciplinata dalla legge 689 del 1981 ed è prevista anche una sanzione accessoria. Tra l'altro, secondo la norma, qualora non si provvede al pagamento in forma ridotta, così come stabilito dalla norma, il mancato pagamento comporta un'ordinanza ingiuntiva. E questa è la prima differenza con l'accertamento del codice della strada. Che cos'è l'ordinanza ingiuntiva? Quindi l'illecito amministrativo ha come conseguenza l'applicazione di una sanzione amministrativa. La sanzione viene irrogata in un verbale di accertamento, come il codice della strada, ma in questo caso, il verbale di accertamento non è possibile. Al verbale non è possibile opporre un ricorso completo. Esso va notificato entro 90 giorni, così come la sanzione del codice della strada, e nei 60 giorni è possibile pagare, nei 30 giorni invece è possibile praticamente de depositare all'organo che ha irrogato il verbale degli scritti difensivi. Difensivi che non sono ricorso, ma sono un primo esperimento di, come dire, di far verificare la correttezza o forse di far evidenziare l'errore. Qualora non si provveda al pagamento nei 60 giorni, allora si può procedere con l'ordinanza. L'ente impone un'ordinanza ingiuntiva e quindi un'ordinanza che generalmente prevede anche le spese delle sanzioni accessorie. Il verbale di accertamento ha una natura completamente diversa. Intanto possiamo dire che con la formazione del verbale decorsi i termini diventa titolo esecutivo. Questa è la prima differenza importante rispetto all'ordinanza ingiuntiva. Il verbale dell'ordinanza ingiuntiva non è titolo, il verbale della 689, quindi della sanzione amministrativa, non è titolo esecutivo, deve seguire un'ordinanza. Invece il verbale del codice della strada è già titolo esecutivo, è completo.
Allora, gli articoli che sono interessanti da questo punto di vista è l'articolo 200. Dispone che fuori dalla contestazione immediata e quindi che sono previsti dal 201, la violazione comporta chiaramente, integra un illecito amministrativo e dove è possibile dovrà essere contestata. A chi viene contestata? A tutti i soggetti indicati nel 196. Quindi, questa è la prima applicazione. Il verbale quindi viene redatto anche attraverso sistemi informatici, è una sommaria descrizione del fatto accertato, ha elementi essenziali che poi vedremo in seguito più nel dettaglio, trasgressore per esempio la targa, ma non solo questi, e la copia viene chiaramente consegnata, una copia viene consegnata al trasgressore e l'altra successivamente poi notificata all'obbligato in solido, diversamente la terza copia invece viene depositata all'ufficio da cui dipende l'agente accertatore. L'articolo 201, abbiamo detto, prevede che qualora la violazione non è stata immediatamente contestata e secondo il codice della strada, ove possibile, deve essere sempre contestata, il verbale con gli estremi dettagliati va notificato entro 90 giorni all'effettivo trasgressore, in questo caso ove non è identificato all'obbligato in solido. I soggetti obbligati in solido sono quelli indicati dal 196 del codice della strada. Vediamo le note. Allora, qui abbiamo tutto quello che è elencato in piccolo. Ma purtroppo ho trascritto esattamente l'articolo 201, quali sono i casi in cui il codice della strada ammette la non possibilità della contestazione immediata, ad esempio l'assenza del trasgressore, oppure il sorpasso vietato, oppure il passaggio al semaforo rosso, e quindi sono tutti quelli che sono indicati esattamente nell'articolo 201. Allora, la struttura formale. La struttura formale dobbiamo farci guidare dal 383 del regolamento di esecuzione. Allora, gli elementi essenziali. Abbiamo il verbale di accertamento del codice della strada, si compone di elementi essenziali ed elementi, possiamo dire, anche accidentali, e poi vi sono degli elementi che se mancano che la mancanza comporta l'annullabilità della violazione. Quali sono gli elementi essenziali? Allora, secondo l'articolo 383 del regolamento di esecuzione, il verbale deve contenere, quindi deve obbligatoriamente contenere, l'indicazione del giorno, dell'ora, della località, le generalità e la residenza del trasgressore, l'indicazione del soggetto e gli estremi chiaramente del documento, il tipo di veicolo, la targa, una descrizione sommaria dei fatti. E ove non è identificato anche i dati dell'obbligato in solido. Se il verbale di accertamento difetta di uno di questi elementi essenziali, la contestazione chiaramente è nulla e non è sanabile. Diversamente, invece, se uno di questi elementi è stato erroneamente identificato e quindi non c'è un errore perché manca, ma c'è un errore di trascrizione oppure di indicazione, un'errata indicazione, allora è possibile procedere sempre con il ricorso al giudice di pace o al prefetto all'annullamento della violazione. Oltre a questo abbiamo i cosiddetti elementi accidentali. Quali sono? L'esempio è la dichiarazione resa dal trasgressore. Perché secondo il codice della strada è un elemento eventuale, quindi è possibile eventualmente raccogliere la dichiarazione del trasgressore qualora il trasgressore voglia darla. L'articolo 201 e 202 è anche importante, il pagamento in misura ridotta. Il 201 prevede quali sono i casi in cui non è possibile pagare in una forma ridotta. E uno per tutti possiamo vedere, per esempio, i casi dei reati,
il 116, comma tredicesimo, oppure in caso di incidente stradale, oppure ancora in caso il cosiddetto 192, il caso in cui, sì, esatto, 192, il caso in cui non è possibile, diciamo, non viene disatteso l'ordine. Quindi vediamo che ci sono indicati tutti i pagamenti. Per lo più l'indicazione sono norme di natura penale. La natura giuridica dell'accertamento, questo è un atto ricognitivo, di fatto è un atto che la pubblica amministrazione lo assume come sintesi di un fatto illecito, chiaramente un illecito amministrativo. L'efficacia delle dichiarazioni rese, se provengono direttamente dall'organo accertatore e quindi dal pubblico ufficiale, tipo possiamo dire la violazione, quindi il fatto descritto e sottoscritto dal pubblico ufficiale, allora sono chiaramente probanti e quindi hanno fede privilegiata. Tutte le dichiarazioni rese oppure tutto quanto dichiarato dal pubblico ufficiale, quindi in questo caso dall'agente di polizia municipale, secondo il proprio apprezzamento oppure secondo quello che è la dichiarazione resa dal trasgressore, sono fatti che non sono tutelati da norme dalla fede privilegiata perché non è resa dal pubblico ufficiale, ma è resa sulla base di come dire, un'opinione, un parere, quindi, e questo è l'esempio tipico dei verbali redatti a seguito di un incidente stradale. Tali verbali sono resi, è vero, sulla base di una ricostruzione puntuale, ma sono resi anche, soprattutto, non c'è stata la visione diretta della violazione, quindi è una violazione presunta. Strumenti di tutela, secondo quello che è la circolare ministeriale ancora attualissima del 1999, il verbale costituisce titolo esecutivo, ma in questo caso, quando esce fuori dalla sfera giuridica del proprio di colui che l'ha redatto, allora in questo caso è necessario solamente a prestare gli strumenti di tutela, che sono chiaramente il ricorso al prefetto o il ricorso in sede giurisdizionale, quindi al giudice di pace. Questi elementi devono essere inseriti nel verbale, quindi il verbale deve avere indicato l'autorità competente a decidere e quindi anche l'indirizzo e tutto quanto. Qualora chiaramente si è provveduto al pagamento in misura ridotta e quindi in tutte quelle condizioni che abbiamo visto esulano dal 202, in questo caso è possibile proporre ricorso. Quindi se invece cioè quando si è provveduto al pagamento non è più possibile ricorrere al prefetto o al giudice di pace, ma qualora non si provveda, si può procedere nei limiti che verranno successivamente indicati. Allora, vediamo ricorso al prefetto. Il ricorso al prefetto è possibile, diciamo, promuoverlo entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Sono tutti termini perentori. Quindi cosa succede quando si propone ricorso? Il ricorso può essere proposto o direttamente in prefettura oppure tramite il comando di polizia locale. E il comando di polizia locale, o comunque il comando da cui dipende l'organo accertatore, è obbligato nei 30 giorni successivi a trasmettere tutti gli atti con una breve descrizione. I provvedimenti del prefetto dovranno essere emessi entro 120 giorni decorrenti dal momento in cui l'organo accertatore ha depositato tutti gli atti e il prefetto può decidere in vario modo. Può decidere o di archiviare il procedimento e quindi il verbale oppure di ingiungere con ordinanza ingiuntiva motivata, il doppio della sanzione edittale.
Per quanto invece riguarda la tutela del giurisdizionale, la norma prevede che alternativamente è possibile anche ricorrere al giudice di pace. Qui però la norma, proprio per il processo, per la complessità dei procedimenti, è previsto il pagamento di un contributo unificato e quindi molto spesso succede che, a meno che non abbia un valore, importante, il verbale del codice della strada, succede spesso, oppure c'è una questione di principio da far valere. Succede che viene distolto il trasgressore dal proporre ricorso proprio per il contributo. Le sanzioni accessorie invece sono sanzioni che sono legate per lo più al verbale del codice della strada. Io qui per brevità, perché le sanzioni accessorie sono regolamentate, ma non solamente per i reati, io per brevità vi faccio un cenno sulla sanzione accessoria legante chiaramente alla commissione di un reato, perché sono quelle un po' più complesse. L'articolo 224 ter prevede proprio un procedimento di confisca amministrativa qualora si commettano dei reati previsti dal codice della strada. Qui per esempio abbiamo 116, oppure abbiamo il 187, abbiamo il 186, cioè la guida sotto l'influsso di alcol o di stupefacenti. Cosa succede? Succede che in questo caso si ha intanto il sequestro del veicolo. Il sequestro avviene attraverso l'indicazione dell'articolo 213. Dopodiché, tutto quanto il verbale di sequestro con tutti gli atti entro 10 giorni va trasmesso alla prefettura. Come viene indicato, diciamo che il fermo amministrativo che è successivo, quindi abbiamo un sequestro amministrativo o un fermo amministrativo del veicolo. Qualora c'è il sequestro, allora noi dobbiamo attendere l'esito e chiedere eventualmente alla definizione del procedimento penale il dissequestro. Quando c'è un fermo, di solito c'è anche, si prevede chiaramente la confisca. Che cos'è il fermo amministrativo? Il fermo amministrativo, nell'ipotesi della commissione di un reato, è un'anticipazione di quella che può essere, diciamo, la sanzione accessoria, un'anticipazione della sentenza. Successivamente, se la sentenza conferma la confisca, allora a questo punto si procede chiaramente a confiscare il veicolo. La sospensione cautelare della patente, e quindi abbiamo detto nei casi previsti dalla norma e soprattutto nei casi di incidenti con lesioni gravi e gravissime, allora si sospende la patente attraverso chiaramente un verbale di sospensione entro gli stessi termini di 10 giorni dalla violazione, la patente viene trasmessa alla prefettura. E quindi viene trasmessa alla prefettura, perfetto. Le note operative abbiamo visto, leggete molto in piccolo perché sono importanti, è importante, diciamo, una maggiore spiegazione rispetto a quello che è indicato. Poi con calma rileggete le slide e più o meno vi renderete conto che sono delle note operative. Esempio, la patente viene ritirata, viene trasmessa alla prefettura della commessa violazione, poi e viene sospesa fino a un massimo con un provvedimento del prefetto, chiaramente. Ciò è legato sempre alla commissione di un reato, e quindi in questo caso sinistro stradale, che segue chiaramente le conseguenze più gravi della morte. Terza parte. La terza parte che tratteremo è il noleggio con conducente e il servizio di taxi. Allora, è un argomento alquanto, discende anche qui dal codice della strada, quindi gli articoli che tratteremo sono l'85 e l'86, ma in particolare tutta la normativa è devoluta alla competenza, dopo vari passaggi, dallo Stato alle regioni e attualmente ai comuni con regolamenti. Allora, che cos'è il servizio di taxi e noleggio con conducente? È la norma che definisce tali
che definisce questi servizi è la 21 del 1992. Li definisce come autoservizi pubblici, non di linea, essi provvedono al trasporto individuale o di gruppo, quindi infatti taxi individuali di gruppo, l'NCC, di persone in modo non continuato e non periodico, perché altrimenti sarebbe un servizio di linea, a richiesta degli interessati, svolgendo una funzione complementare ed integrativa per i trasporti pubblici di linea. Soprattutto essi sono su itinerari e orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, e quindi non hanno dei percorsi stabiliti, possono effettuare le cosiddette corse in modo continuato e periodico, però devono essere autorizzati dai comuni con il trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali, e quindi hanno in questo caso necessità, come se fosse una integrazione di quelli che sono i trasporti in linea. Quali sono le differenze? Allora, il servizio taxi è rivolto ad una utenza indifferenziata e ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Lo stazionamento dei veicoli avviene in un luogo pubblico, in apposite aree individuate dal comune con la cosiddetta licenza del taxi. Il servizio di noleggio con conducente invece si rivolge ad una utenza specificata che avanza, che presso la sede del vettore chiede un determinato servizio. Lo stazionamento delle autovetture sono adibite al noleggio con conducente avviene rispettivamente nelle rimesse in concessione del vettore situate nel comune presso le quali sostano i mezzi, quindi vedete direttamente nel deposito. Il servizio di noleggio è disciplinato, abbiamo detto, dalla legge 21 del 92, e successivamente sono state trasferite le competenze alle regioni e ai comuni, ognuno per quello che è competente. Le leggi regionali sono chiaramente, esercitano le attività più di programmazioni, redigono infatti dei criteri a cui deve poi attenersi il comune quando redige il regolamento, quindi ha una funzione di programmazione, o meglio dà dei criteri generali su cui poi si deve uniformare l'attività, il regolamento comunale, questo per avere una uniformità. Il regolamento comunale invece è predisposto chiaramente all'interno dell'ente, stabilisce il numero e il tipo di veicoli, anche i natanti, pensate Venezia, da adibire a un singolo servizio, le modalità per lo svolgimento del servizio, i criteri per la determinazione anche delle tariffe, i requisiti, per esempio per il servizio taxi vi sono i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza, l'esercizio del taxi, le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio. Quindi per quanto riguarda il servizio taxi ci sono le licenze, vengono rilasciate le licenze. Per quanto riguarda invece il noleggio per conducente, quindi l'autorizzazione. Vediamo quali sono poi le norme del codice della strada che prevedono e quindi sanzionano anche sanzione hanno anche la condotta irregolare. Allora, l'articolo 85, servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Precetto, il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle leggi specifiche in materia, quindi demanda alla legge 21 del 92, alle leggi quadro delle regioni e soprattutto ai regolamenti comunali. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio, e quindi qui in questo caso vi elenca tutti i veicoli che possono essere destinati all'NCC, e sono i motocicli, i tricicli, i velocipedi, i quadricicli, quadricicli, le autovetture, gli autobus, i veicoli in generale, e addirittura trazione animale. Pensate alle carrozzelle, la carta di circolazione rilasciata sulla base della licenza comunale. Quindi, se vedete bene, prima
c'è la licenza, e quindi in questo caso parliamo di noleggio, l'autorizzazione, e successivamente viene rilasciata la carta di circolazione sulla quale viene annotato tutto quello che è la destinazione del veicolo e il numero di persone che può trasportare. Le sanzioni chiaramente sono disciplinate dalle norme del codice della strada, e addirittura c'è la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi, quindi qualora dovesse essere destinato diversamente. Quindi qua parliamo di destinazione, i cosiddetti NCC abusivi. Chiunque invece è munito di autorizzazione, però non ottempera quelle che sono le prescrizioni dell'autorizzazione, è soggetta a una sanzione meno importante, e quindi 86 euro minimo e massimo, dal minimo al massimo. E in questo caso la sanzione è il ritiro della carta di circolazione, del ritiro della carta di circolazione, e quindi e dell'autorizzazione. Invece l'articolo 86, servizio taxi, quindi in questo caso il servizio taxi lo definisce come lo stesso servizio. Demanda le leggi specifiche che regolano il settore. Abbiamo detto anche in questo caso il regolamento. Generalmente i comuni adottano un regolamento unico sia per i servizi taxi sia per il servizio noleggio con conducente, proprio perché rispetto a quella che è la norma, e sono per certi versi anche hanno la stessa destinazione, la stessa funzione. L'articolo 2 invece prevede una sanzione molto severa per aver chiunque senza aver ottenuto la licenza adibisce il veicolo a un servizio di piazza, quindi taxi. La sanzione è molto, molto importante, è molto alta. Oltre alla sanzione. Allora, chiedo scusa, ma si è interrotta la registrazione. Proviamo a ripartire nuovamente rispetto a quanto ci stavamo dicendo. E quindi, allora, l'articolo 86, quindi rispetto all'articolo 85, prevede il precetto, comunque rimanda alle leggi specifiche e quindi al regolamento comunale. Dicevo anche che i regolamenti comunali generalmente sono fatti insieme, e quindi sono entrambi, sono generalmente un unico regolamento che disciplina entrambi le fattispecie, quindi entrambi i servizi, proprio perché hanno hanno delle caratteristiche in comune. Parlavamo delle sanzioni amministrative, qui parliamo di una sanzione molto severa qualora si pone, se si pone, sia diciamo un servizio di taxi senza la licenza. La sanzione è elevata, ma è anche importante le sanzioni accessorie, la confisca del veicolo, la sospensione della patente di guida, e in alcuni casi, ove c'è la recidiva, c'è anche addirittura la revoca della patente di guida. Oltre a questo, poi c'è anche una norma meno, il pagamento di 86 euro è una norma molto meno importante qualora non si ottempera le condizioni, diciamo, indicate nella licenza. I titoli di guida sono disciplinati dall'articolo 12 della legge 21 del 92, e sono chiaramente per le autovetture adibite a servizio noleggio. C'è un contrassegno che deve essere riportato sull'1-8 posteriore, e c'è scritto noleggio. Davanti invece deve essere messa poi una targa inamovibile, e con l'indicazione NCC, quindi lo stemma del comune, e il numero del titolo di autorizzazione, quindi autorizzativi. Questo proprio per rendere molto più semplice il controllo quando gli agenti di polizia devono effettuare i controlli sulle autorizzazioni. Quindi immediatamente, se viene letta sulla targa posteriore oppure sull'1-8 posteriore, è molto più semplice controllarli.
Inoltre possiamo dire che per la conduzione di questi veicoli, in particolare per il noleggio e il servizio di noleggio con conducente, il conducente deve avere il certificato di abilitazione professionale, naturalmente, di tipo KB o di tipo KD, dipende da chiaramente qual è il veicolo che adibisce al noleggio con conducente. E sapete benissimo, tutto questo non può essere sostituito con la carta di qualificazione del conducente. Per quanto invece riguarda gli autobus, oltre a questo serve anche la carta di qualificazione del conducente. Questo è sono norme che conosciamo bene. Oltre questo c'è l'iscrizione al ruolo, quindi presso la Camera di Commercio, ed è uno dei requisiti indispensabili. Se non c'è l'iscrizione al ruolo, non può esserci il rilascio della licenza per l'esercizio del taxi o l'autorizzazione per quanto riguarda il noleggio con conducente. Quindi, requisito importante, l'iscrizione alla Camera di Commercio. Oltre questo, chiaramente, necessariamente c'è necessità anche di avere requisiti professionali, oltre che a quelli morali. L'esercizio chiaramente deve essere la licenza o l'autorizzazione possono essere anche trasferite su richieste del personale del titolare ad una persona che è designata, sempre che però è iscritta al ruolo in possesso dei requisiti di cui abbiamo appena accennato. Allora, vediamo un po', cerchiamo di riassumere. Allora, riassumendo, vediamo un po' di fare il punto della situazione. È istituito presso la Camera di Commercio il ruolo dei conducenti, quindi la Camera di Commercio ha un elenco. L'iscrizione si fa previo un esame che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio della professione, soprattutto la conoscenza geografica e toponomastica. È un altro requisito essenziale, quindi indispensabile per il rilascio, il requisito per avere il rilascio di questo, appunto, questa iscrizione. Il requisito ancora, il sostituto del titolare può avere chiaramente anch'esso una, come dire, autorizzazione o una licenza, ma purché sussistono gli stessi requisiti in capo al soggetto delegato e quindi sostituto del sostituito praticamente. E quindi abbiamo detto che per essere iscritti al ruolo è indispensabile il possesso della carta qualificazione del conducente. La licenza è autorizzata dal comune attraverso un bando pubblico. Qua parliamo sia della licenza che dell'autorizzazione, quindi per entrambe le fattispecie. Attraverso il bando pubblico e i singoli debbono avere la proprietà e la disponibilità a un leasing del veicolo. Coloro che hanno ottenuto la licenza possono gestirla anche in forma singola, ma anche associata. Cumulo, è vietato in capo a un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, della licenza di taxi, della licenza per taxi e dell'autorizzazione per l'NCC, salvo poi i natanti. Per quanto riguarda i natanti è diverso. È ammesso il cumulo in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni per il noleggio con conducente. Gli obblighi in capo ai titolari sono le prenotazioni di trasporto devono essere effettuate presso la rimessa, l'abbiamo accennato all'inizio. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio deve avvenire sempre nella rimessa, situata proprio nel comune dove è rilasciato l'autorizzazione, il comune del rilascio dell'autorizzazione. Il prelevamento e l'arrivo, la destinazione possono avvenire anche in altri territori.
L'articolo, la norma ha subito quindi delle modificazioni. È stato emanato un decreto del Ministero dei Trasporti proprio per impedire l'esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio. Vediamo il Comune di Napoli. Il Comune di Napoli, vi ho lasciato il link dove voi potete necessariamente trovare, e vi consiglio di farlo, un regolamento, il regolamento approvato, è ancora vigente. Allora, perfetto, potremmo sottolineare. Per esempio, rispetto a quelle che sono le indicazioni. Allora, faccio una breve excursus di quanto abbiamo detto. Abbiamo detto tantissime, tantissime cose, vi ho dato importanti informazioni, ma pensando che fosse troppo, ho cercato insomma di sintetizzare al meglio tutto quello che era da sottolineare. Io però vi vorrei far fare una riflessione su quello, diciamo, allora un attimo solo, vediamo qualcosa di più interessante che ci ha, ecco qua, gli strumenti di tutela. Allora, abbiamo introdotto tutto l'argomento, abbiamo diviso tutta la lezione, ho cercato di dividere tutto, ma di sintetizzare bene tutto quello che ho individuato nel codice, ma vorrei soffermarmi in modo particolare su quelli che sono gli strumenti di tutela. Perché voglio soffermarmi? Perché una volta stabilito qual è l'indicazione generale della struttura del verbale, qual è l'accertamento necessario da fare, molto spesso succede che proprio nei ricorsi viene vanificato tutto quello che è stato il lavoro fatto dall'operatore, sia su strada che all'interno del comando di polizia locale. Vi ripeto un attimo quelli che sono gli strumenti di tutela, ma vi faccio fare una breve riflessione, facciamola insieme. La circolare ministeriale nel 92 fissava, che a mio parere è molto, ancora molto attuale, fissava dei criteri, fissava diciamo un procedimento esecutivo e diceva qualora tutti gli atti, e dice ancora, qualora tutti gli atti sono perfetti, sono elementi costitutivi e quindi il verbale di accertamento è completo, costituisce titolo esecutivo nel momento in cui esce dalla disponibilità di colui che lo ha redatto. Seguirà poi tutto il procedimento della notificazione e in questo caso è l'ufficio della polizia locale, da cui dipende l'organo accertatore, a dover trasmettere tutti gli atti. Dove trovate il verbale per avere conoscenza all'obbligato di soldi. Ora, secondo questa norma, qualora chiaramente il verbale va alla notifica e nel momento in cui l'ufficio verbale, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, spedisce, quindi si perfeziona, non è più possibile procedere in alcun modo rispetto al verbale di accertamento. Questo che significa? Significa che tutto quanto stabilito in quello che può essere il principio di autotutela non può essere applicato al codice della strada e al verbale di accertamento. Questo è un atto, credo che sia più che pacifica questa indicazione, non è un'interpretazione, è un'indicazione di legge. Quindi il verbale di accertamento può essere esperito il rimedio, ma lo si deve fare attraverso una terzietà e quindi o attraverso il giudice di pace o attraverso il prefetto. Il procedimento, quindi abbiamo detto, di tutela degli strumenti di tutela che vengono concessi al trasgressore o all'obbligato in solido, vengono disciplinati da una norma. Sicuramente
il trasgressore o l'obbligato insolito, quando riceve il verbale anche con la notifica, deve essere messo a conoscenza di quali sono i suoi diritti e quindi anche il diritto di ricorrere e quindi attraverso anche le indicazioni sul verbale del codice della strada. Ma fondamentale, il verbale del codice della strada, una volta notificato, non può essere, anche se c'è un errore. Vi faccio un esempio. Qualora il verbale viene spedito e sul verbale spedito a casa manca un elemento, è spedito quindi trasmesso alla notifica attraverso il mezzo postale, manca un elemento essenziale. Il trasgressore verifica che c'è un elemento essenziale, un esempio, la data, manca la data, oppure addirittura non c'è l'indicazione della targa del veicolo. Potrebbe essere ipotizzabile che il trasgressore, in quel caso, chiami il comando di polizia locale oppure addirittura invia una nota interlocutoria con una richiesta di archiviazione. Bene, ed è normale che il trasgressore provi a trasmettere gli atti, anzi è frequente, sovente succede che arrivano delle richieste di archiviazione del verbale sulla base del fatto che manchi un elemento essenziale. Ora, che sia un atto nullo non è assolutamente da mettere in discussione, ma la procedura affinché possa essere dichiarata la nullità di quell'atto è quella sancita dall'articolo 203 dall'articolo 204. Quindi necessariamente è importante trasmettere, quindi è fondamentale procedere sempre nello stesso modo indicato dalla norma. Quindi qualora perviene all'ufficio verbale al comando una richiesta di archiviazione del procedimento verbale perché carente di una parte essenziale, cosa farà l'ufficio verbale? Trasmetterà una nota in verbale con la nota della richiesta del trasgressore e con un breve e succinto rapportino che trasmetterà al prefetto. Quindi lo trasmetterà al prefetto con una richiesta di archiviazione. La richiesta di archiviazione dovrà chiaramente prevedere anche l'annullamento di tutti gli atti precedenti e successivi. Questo è quello che farà. Qualora invece il trasgressore ha già prodotto il ricorso al giudice di pace del luogo competente, del luogo della commessa violazione, in quel caso il comando di polizia locale dovrà costituirsi in giudizio ai sensi del decreto legislativo 150 e in quel momento dovrà, a mio parere, chiedere l'archiviazione prima che si proceda, perché qualora, il verbale è nullo, in quanto è carente di una, può succedere che magari viene spedito senza l'indicazione della targa del veicolo e quindi in contraddizione con il verbale depositato in ufficio, può succedere questo. In questo caso, una volta notificato, l'organo accertatore non si è accorto di questo errore, ma il proprietario del veicolo non riesce a identificare il proprio veicolo. Quindi cosa succede? Che ricorre al giudice di pace e oramai ha chiaramente proposto ricorso, non si può fare alcunché che nella prima depo che nel deposito di tutti gli atti il comando per ovviare a un eventuale per creare eventuali evitare possiamo dire eventuali possiamo dire anche danno per l'amministrazione per una condanna che può esserci da parte del giudice di pace, può tranquillamente nel deposito degli atti, nel primo deposito degli atti, chiedere al giudice che si tenga conto di quell'errore e quindi l'archiviazione del processo verbale. E quindi il giudice con la sentenza potrà chiaramente archiviare, perché naturalmente va archiviato il verbale, però anche sottolineare
che, vista la, diciamo, la correttezza della polizia, del comando di polizia locale in questo caso, si procede, alla compensazione delle spese. Quindi, attenzione, il rimedio del ricorso al prefetto è un ricorso, bene o male, possiamo dirlo in sede, lo possiamo chiamare gerarchico, perché il prefetto, anche se è terzietà, comunque ha una sovrastruttura rispetto alla polizia locale. Il ricorso in sede giurisdizionale, quindi dal giudice di pace, è un ricorso che ha delle connotazioni vere e proprie di giudizio, seppur sommario, e quindi molto spesso, quando vengono proposti ricorsi a firma degli avvocati, necessariamente il giudice di pace può anche ingiungere, può anche riconoscere la vittoria di spesa e quindi creare un danno all'amministrazione, perché molto spesso il valore del riconoscimento delle spese a favore dell'avvocato è molto più elevato rispetto al semplice accertamento del codice della strada. Quindi queste sono delle, come dire, piccole accortezze che è bene, quando ci costituiamo in giudizio, anche personalmente con il proprio comando di polizia locale, una volta fatta una valutazione corretta e concreta di quella che è, diciamo, gli elementi che stanno alla base del ricorso, è necessario fare una giustissima difesa e accettare anche il torto quando necessariamente, per ragioni che possono essere di distrazione oppure di, non so, di rifusi, eccetera, abbiamo commesso degli errori e delle valutazioni sbagliate. Nel merito, mi sento di dire che la correttezza del verbale, generalmente nel merito, è sempre giusta, quindi sarà poi in questo caso il giudice ad apprezzare il merito, quindi l'operatività e quindi la procedura corretta da parte della polizia locale. Bene. Allora, seppur con qualche interruzione dovuta chiaramente al collegamento internet, seppur argomenti sicuramente complessi, ma tutti insieme hanno, come dire, a mio parere, hanno chiarito un po' meglio quelli che sono gli aspetti che molto spesso non vengono curati. La lezione spero vi sia stata di interesse, spero che vi abbia suscitato un interesse, soprattutto spero che abbiate avuto degli elementi maggiori per poter creare quello che è una competenza specifica sugli argomenti che vi occupano chiaramente tutti i giorni. Quindi con questo abbiamo concluso la lezione, vi saluto e sicuramente spero, insomma, di aver dato una buona, diciamo, una chiara, ecco qua, perfetto. Avevo terminato e ecco qua, spero di aver dato in questo caso abbiamo riassunto un po' tutto, abbiamo visto che il contributo delle slide sono effettivamente le slide sono abbastanza copiose, potete tranquillamente ripeterle quando ritenete più opportuno e soprattutto farne un uso operativo quando vi troverete nelle condizioni di doverle applicare. Non vi dimenticate che sia il codice della strada e sia l'NCC e i taxi sono il pane quotidiano per la polizia stradale, quindi per Polizia Municipale, in funzione di polizia stradale. Quindi, in questo caso, ripeto, vi saluto, spero di essere stata chiara, come spero che, insomma, avete apprezzato questo contributo. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.